Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Poi i soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e lo rivestirono di un manto di porpora. E si avvicinavano a lui e dicevano: «Salve, o re dei Giudei!» E lo prendevano a schiaffi. Intanto Pilato uscì di nuovo fuori e disse loro: «Ecco che ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui nessun capo di accusa». Uscì dunque Gesù fuori, portando la corona di spine e il manto di porpora, e disse loro: «Ecco l'uomo». Quando però lo videro i sacerdoti capi e le guardie, si misero a gridare: «Crocifiggi, crocifiggi!» Dice loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, poiché io non trovo in lui alcun capo di accusa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando sentì questo discorso, Pilato fu preso ancor più dalla paura. Rientrò nel pretorio e dice a Gesù: «Di dove sei tu?» Gesù non gli diede risposta. Gli dice allora Pilato: «Non vuoi parlarmi? Non sai che ho il potere di liberarti e ho il potere di crocifiggerti?» Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò colui che mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei continuavano a gridare: «Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Sentite queste parole, Pilato condusse fuori Gesù e sedette su una tribuna nel luogo chiamato pavimento di pietra, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, intorno all'ora sesta. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Crocifiggerò il vostro re?» Risposero i sacerdoti capi: «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque in consegna Gesù. Egli, portando la croce da sé, uscì verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e nel mezzo Gesù. Pilato aveva scritto anche un cartello e l'aveva posto sopra la croce. Vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti giudei lessero questo cartello perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città ed era scritto in ebraico, in latino, in greco. I sacerdoti capi dei giudei dissero allora a Pilato: «Non lasciare scritto il re dei giudei, ma scrivi: costui disse: sono il re dei giudei». Rispose Pilato: «Ciò che ho scritto, ho scritto». I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e anche la tunica. Ma la tunica era senza cucitura, tessuta dalla parte superiore tutta di un pezzo. Dissero dunque fra loro: «Non dividiamola, ma tiriamo a sorte di chi sarà». È così che si compì la scrittura che aveva detto: «Si sono spartite fra loro le mie vesti, e per il mio vestito hanno tirato la sorte». Queste cose fecero i soldati. Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vista la madre e presso di lei il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Quindi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Dopo ciò, sapendo Gesù che già tutto era compiuto, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era là un vaso pieno di aceto. Fissata dunque una spugna imbevuta di aceto a un ramo di issopo, glielo accostarono alla bocca. Quando ebbe preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. I giudei, siccome era giorno di preparazione, perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato, quel giorno di sabato era infatti solenne, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e venissero rimossi.
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe del primo e dell'altro che erano stati crocifissi con lui. Venuti da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il fianco e ne uscì subito sangue ed acqua. Colui che ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. Questo avvenne infatti affinché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice: guarderanno a colui che hanno trafitto. Dopo questo, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma segreto per paura dei giudei, chiese a Pilato di togliere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Venne dunque e tolse il suo corpo. Venne anche Nicodemo, il quale già prima era andato da lui di notte, portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Presero dunque il corpo di Gesù e lo avvolsero con bende assieme agli aromi, secondo l'usanza di seppellire dei giudei. Nel luogo in cui fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, in cui non era ancora stato posto nessuno. Là, a causa della preparazione dei giudei, dato che il sepolcro era vicino, deposero Gesù.